Aptein mi ha dato questo drone, sono appena tornato dal volo, è un po' lungo lo so, ma seguitelo fino alla fine, ne vedrete delle belle. Mi sono divertito tantissimo, li ringrazio per avermelo mandato per il test, seguite il video fino in fondo, ci vediamo, via sigla! Marco, eccolo qua, lo andiamo subito ad aprire e vediamo che cosa contiene dentro. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Snaptain S5C. Già assemblato, quindi non dobbiamo montare le eliche. Ecco qua. Questo è il nostro drone. Ecco qua il nostro Snaptain S5C. Poi abbiamo i paraeliche. Questo è il radiocomando. Ecco il radiocomando, ecco il radiocomando. Questo è molto utile, queste istruzioni sono molto utili perché ci spiegano da subito le funzioni dei controller di plastica leggero. Questo è il vano per le batterie. Vediamo cosa troviamo. La batteria, il cavetto di alimentazione USB, cambio delle eliche in plastica. Queste sono delle viti per poter cambiare l'elica. Primo impatto, prima sensazione. Giocattolo però che sembra, diciamo, realizzato in maniera abbastanza solida. Sono i contatti di carica della batteria. Andrà caricata tramite questo cavetto che vedete qui, vedete? E il drone sarà pronto per volare. Un drone giocattolo, che il primo impatto è di un drone ben costruito, le eliche sono grandi. Ecco il manuale di istruzioni, lo andiamo a leggere, lo studiamo. Dal manuale in italiano si vede subito fare manutenzione e uso, ci spiegano come caricarlo, la preparazione al volo e naturalmente l'applicazione che noi dovremo scaricare. Accendiamo il drone, lo mettiamo in carica e facciamo la prova in volo. A dopo, ciao! Ciao, eccoci qua, siamo in campo volo, il nostro Snaptain S5C. Adesso lo montiamo, mettiamo i paraeliche, facciamo subito la prova in volo. Ecco, montiamo i carrelli, uno, due. Per il momento non monterò paraeliche, voglio vedere il volo senza paraeliche. La batteria, incassiamo il contatto, fai in modo che il cavetto entri tutto dentro, in modo che così possa... E posso, diciamo, non dar fastidio. Si cala il gimbal, queste alettine che vedete qua, e poi si fa scorrere in avanti e lui si blocca. Regolare la posizione della telecamera. Oh, vedo qui un alloggiamento per una scheda SD. Accendiamo il drone, questo è il pulsante di accensione. Ecco, vedete, il LED blu davanti, LED rossi posteriori. L'applicazione Snaptain Era, la vedete qui, sull'iPad. C'è anche un tutorial video che ci spiega, molto interessante, ci spiega come configurare il drone, come farlo partire. La rete wifi interna Snaptain, lo colleghiamo, entriamo, niente da dire. Vediamo la risposta, devo dire molto completo. Qui abbiamo tutte quante le funzioni disponibili, fotocamera, video, c'è la media gallery. Questo consente di gestire il drone attraverso la rotazione, diciamo lo spostamento del tablet. Questo per fermare il drone d'arresto, questo per farlo decollare, questo attiva o disattiva i comandi dal display. Con questo tasto si attivano o si disattivano le funzioni. Questo drone addirittura dispone di comandi vocali, questo è per il bilanciamento che adesso andremo a fare, questo è per il flip, la rotazione e quant'altro. Facciamo adesso il bilanciamento, attiviamo quindi i comandi del drone. Eccolo qua, un attimo, vediamo fin dove il nostro piccolo drone intende arrivare. Ok, con l'Apple iPhone non funziona, proviamo adesso con l'Android di mio figlio, va bene? Proviamo, facciamo il take off e vediamo. Vedete che va per i fatti suoi. Non so se è un problema del sistema operativo che ho io, l'iPhone con l'ultimo aggiornamento, non so se è un problema di interferenza, non ve lo so dire, non sono praticamente mai riuscito a gestire il drone. A un certo punto è partito per la sua strada, i comandi vocali funzionano splendidamente. Proviamo il radiocomando, lo accendiamo. A questo punto, per sincronizzare il drone con il radiocomando, si mette la leva avanti e indietro. Quindi proviamo a decollare. Beh, decisamente meglio.
decisamente meglio col radiocomando. Eccolo qua, il nostro Snaptain. La risposta ai comandi è rapida, è reattivo, eh? Non sta fermo un secondo, naturalmente va un attimino sistemato. Se lascio lo stick, vedete, adesso lascio lo stick e lui tende ad andare verso la nostra sinistra. Quindi cosa facciamo? Compensiamo e diamo, e poi tende ad andare all'indietro, quindi compensiamo e diamo. Ecco, vedete, si è un attimino calmato. Ecco, oh, finalmente si è stabilizzato ragionevolmente. Però è divertente, devo dire. Sì, non è fatto male. Adesso attraverso questi pulsanti possiamo attivare il flip. Rimettiamoci in posizione, si pigia questo tasto, gli dà un colpo, lui fa la rotazione. Ok, benissimo. Quindi tutto funziona alla perfezione, devo dire. Radiocomando promosso. Secondo me il controller funziona molto bene. Ecco, un saluto alla telecamera. Ha anche la funzione che per uno che impara, perché in questo momento veramente stiamo girati in contrario, per uno deve imparare, è molto utile. In qualunque posizione io ci sia, vedete, anche se io lo giro, lui si muove come se la testa del drone non ci fosse, ok? Quindi così va avanti, così va indietro, è chiaro? Questo è utile perché soprattutto alle prime armi uno tende a dare gli stessi comandi, ok? Quindi va a destra, a sinistra, va a sinistra. È chiaro che se non avessi questa opportunità, il drone farebbe esattamente movimenti opposti. Bene, lo facciamo atterrare, facciamo la funzione di atterraggio, facciamolo atterrare, vediamo. Ci giochiamo la credibilità con questo atterraggio. E vai. Facciamo una manovra molto semplice. Non allontaniamoci troppo perché non so la sua portata. Proviamo. Anche perché la batteria dovrebbe essere vicina allo scaricarsi. Che dire, con radiocomando è interessante. Risponde bene, è abbastanza veloce. Amici Unac, allora, test, primo test fatto, che dire, radiocomando ok, risponde bene, veloce, rapido, siamo arrivati a circa 50 metri di distanza, non ho avuto problemi di perdita di segnale, il radiocomando devo dire positivo, test superato. Oh, povero drone, addirittura sta volando con la batteria ribaltata, quindi da questo punto di vista l'ho massacrato, l'ho testato in lungo e in largo. Ha resistito nonostante tutte le botte che gli ho fatto prendere per vedere la resistenza, e lui ce l'ha fatta, eccolo qua. Quindi, conclusioni, è un drone giocattolo, però ha delle caratteristiche positive. La prima, rapporto qualità-prezzo eccellente. La struttura è solida, è ben costruito, pesa 155 grammi senza paraeliche e circa 200 grammi con le paraeliche, che io consiglio di mettere comunque perché è un drone fatto soprattutto per chi comincia, pertanto è bene che siano protette le eliche, perché per quanto i motori a spazzola non siano così pericolosi come quelli brushless, però comunque vi assicuro che insomma se prendono in faccia qualcuno fanno male. Quindi lui fa bene il suo lavoro. Anzi, direi che una delle note più positive di questo drone, perché per quanto sia ovviamente molto semplice, molto elementare insomma come costruzione, però risponde bene ai comandi. I controller sono abbastanza affidabili, abbastanza precisi. È dotato di tutte le funzioni, l'abbiamo visto prima, quindi consentono di regolare l'orientamento del drone dandogli piccoli colpettini a destra, a sinistra, avanti e indietro, quindi opposti rispetto al moto che il drone fa appena lo mettiamo in overing, quindi cercando di mantenere il più alto più possibile overing in posizione. Quindi facciamo adesso un breve riepilogo. Costruzione, buono, sotto 200 grammi, vuol dire che non serve il patentino, vuol dire anche con la nuova norma che può volare vicino alle persone, però vi consiglio sempre, non andiamo a farlo volare vicino troppo alle persone, state sempre attenti, perché comunque, specie considerando che è un drone di primo utilizzo, è facile farsi male. Costruzione, quindi voto
In volo, come si comporta in volo? Allora, qui secondo come lo facciamo volare. Se lo facciamo volare con il radiocomando, va bene, è affidabile, è abbastanza preciso, risponde abbastanza bene ai comandi. Quindi con il radiocomando il mio voto è... Con l'applicazione è un discorso a parte, merita l'applicazione, perché io non sono riuscito a farlo volare decentemente con l'applicazione. Ho provato sia in iOS sia in Android, mi ha dato molti problemi di segnale, perde il segnale intorno ai 10-15 metri. L'applicazione è abbastanza completa, ma ho avuto problemi di segnale e quindi con l'applicazione il mio voto non può che essere... Come consiglio di volare con questo drone? Guardate, il mio consiglio è di usare il drone esattamente così. In questa formula. E questo secondo me è il modo per farlo volare, ossia è bene abituarsi subito a usare il radiocomando con il stick. Col telefonino voi avete in tempo reale la visualizzazione di quello che il drone vede nella sua telecamera. Quindi questa è la confermazione per usare questo drone. E con questa configurazione il voto nel volo è... L'applicazione è abbastanza completa, ve l'ho detto prima, deve essere migliorata soprattutto nella gestione della potenza del canale. Questa è la parte che mi convince meno. Il segnale wifi non è, dal mio test non è risultato un buon segnale. Non è un drone da mandare molto lontano, lo capite bene, è un drone che deve stare intorno a 50-60 metri. Non mandatelo oltre, tanto alla fine rischiate di perdere il segnale, rischiate che non ha ovviamente GPS, non ha il return to home, c'è il comando di sblocco di atterraggio rapido, però di fatto non lo manderei troppo lontano. Funziona bene, funziona abbastanza bene, è un drone giocattolo naturalmente, va utilizzato per questo, come un drone giocattolo, come un entry level drone, come il primo drone per voi, per chi state imparando, per vostro figlio, però fa quello che deve fare. È leggero, sotto i 200 grammi, 155 per la precisione senza pareliche, circa 190 grammi con i pareliche. La telecamera 1080x720, la batteria ha una cella 3,4 volts, 550 mAh, 7-8 minuti di volo. Usatelo in questa conformazione con il radiocomando, col telefonino avete il controllo, i joystick funzionano molto bene, risponde tutti i comandi, potete attivare la telecamera e sconsiglio l'utilizzo solo con l'applicazione. Ancora secondo me deve essere migliorato, soprattutto il segnale, soprattutto in iOS, funziona meglio in Android. Però questa è la confermazione che aiuta a imparare come usare un drone sin dall'inizio. È un drone che costa poco. Qui un coupon sconto ulteriore, 10 euro di sconto se comprate il drone attraverso il mio canale. Grazie a Snaptain per avermelo dato in test, grazie per avermi permesso di fare questo primo test. Scrivetemi se volete che io approfondisca, non c'è stato tempo di vedere le varie funzioni, c'è una funzione di percorso programmato, la funzione vocale va studiata meglio. Insomma, se volete un approfondimento scrivetemi sul canale qui sotto nei commenti e io sicuramente farò un altro video di approfondimento di questo drone che ho iniziato a conoscere adesso e che sicuramente può darci ulteriori soddisfazioni. Conclusioni. Regalo di Natale per tuo figlio? Ok, va benissimo. Per cui vi ringrazio per seguire il canale. Il prossimo video sarà prima del previsto, una sorpresa. Vi ringrazio, seguite il canale, avete superato da tempo i 1000 iscritti. Ci saranno dei video su ENAC e tante altre cose interessanti. Grazie, a presto, la settimana prossima da DroneHack. Grazie a Snaptain S5C. Alla prossima!